Buongiorno a tutti amici, 31 marzo 2022, arrivano notizie veramente clamorose per quanto riguarda i mondiali di calcio 2022 che si giocheranno in Qatar, perché a pochi giorni dall'eliminazione dell'Italia nella ormai storica partita contro la Macedonia del Nord con la rete dell'ex Palermo tra i Koski al minuto 92, che è passato veramente, è un momento passato agli annali del calcio, arriva la notizia di una possibile esclusione della nazionale dell'Iran a causa della discriminazione nei confronti delle donne. Ci sono state 2000 donne, da quello che so io, che non hanno potuto entrare allo stadio nonostante avessero regolarmente avuto il biglietto d'ingresso nella partita di spareggio contro il Libano, che era una ripescata poi tra l'altro. Quindi gli è stato impedito di esercitare un legittimo diritto. Capite che non siamo più nell'età della pietra, nel Medioevo, cioè le donne devono avere garantiti i diritti che hanno gli uomini, e quindi si profilerebbe una clamorosa esclusione ai prossimi mondiali, una cosa veramente da romanzo. E già nei prossimi giorni sarà presa una decisione in merito alla posizione dell'Iran. E capite che se una nazionale viene esclusa, un'altra viene ripescata, quindi non c'è una regola chiara, ma è una grave lacuna questa, alla quale bisognerà sopperire con delle regole certe. Quindi secondo me la logica dice che bisogna seguire, nel caso del ripescaggio, il ranking FIFA, no? La classifica che viene continuamente aggiornata delle posizioni delle varie nazionali. Allora, le prime 5 nazionali si sono qualificate ai mondiali, quindi non sono ripescabili perché già qualificate. Provate a indovinare qual è la sesta nazionale attualmente nel ranking FIFA, e quindi la sesta per il ranking è l'Italia. Quindi io non dico niente, ma io, se fossi nella dirigente della federazione, cercherei di farmi a questo punto rispettare. Buona giornata a tutti.